Ciao ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno, 8 aprile, 4 passi da scuola fino al massacro, un crimine che rientra insomma nelle dinamiche di omicidio fra coppie, omicidio passionale che ha segnato l'anno 1991 in maniera abbastanza determinante. Adesso andiamo a vedere immediatamente la scheda del crimine di oggi, che è qualcosa di decisamente importante. 8 aprile 1991, luogo è l'androne di un palazzo a Trento, ma tutto è iniziato in realtà davanti alla scuola, ovvero all'istituto. Il liceo Galileo Galilei a Trento, che era frequentato contemporaneamente sia dalla vittima Andreina Maestranzi di anni 18 e dal sospetto e poi reo confesso Massimo Michelacci, che era non soltanto compagno di classe, ma ovviamente anche fidanzato della vittima, che mise in campo un curioso, ecco, atteggiamento di travestimento, fra virgolette, dell'arma che utilizzerà per ucciderla, la incontrerà per vedere quali materie erano uscite, insomma, le materie di recupero alla fine dell'anno. Siamo tra le 16 e le 18 del 1991 e si presenterà con un pallone da basket al cui interno aveva nascosto un coltello da combattimento, insomma, molto simile a quelli a quello utilizzato per il film Rambo, tant'è vero che verrà definito il Rambo della quinta C, l'assassino della quinta C, che era la classe che frequentavano entrambi. Non si era rassegnato all'idea di essere abbandonato, di essere lasciato da Andreina, insomma, che la loro storia fosse finita, e l'accompagnerà a casa da scuola, insomma, fino all'androne del palazzo della casa in cui Andreina abitava, e cercherà ovviamente di tornare sui passi della relazione, di chiedere le motivazioni di ciò che era successo, e alla fine effettivamente riuscirà a convincere Andreina a rimanere qualche minuto a parlare con lui davanti al palazzo. L'obiettivo fondamentale era quello ovviamente di richiedere ad Andreina se ci fosse una possibilità di tornare assieme, insomma, di continuare la propria relazione. Nel momento in cui Andreina rifiuterà e metterà di nuovo in chiaro il fatto che la relazione è finita, che insomma lei non era più innamorata e che voleva trovare un'altra via per la propria vita, la giovane Andreina, 18enne, verrà aggredita in maniera brutale da Massimo Michelacci, che tirerà fuori il suo coltello da commando e la colpirà per ben 10 volte al torace, al collo, fendendo praticamente la vita di Andreina con 10 grosse, profonde ferite di arma da taglio che la faranno morire praticamente sul colpo. Massimo Michelacci girerà un pochettino in macchina quel giorno e poi deciderà di costituirsi a causa del reato e confesserà, insomma, tutti i dettagli, dicendo che sentiva il silenzio se non un rumore nelle orecchie, che era il rumore della sua rabbia, non sentiva le urla, non sentiva nulla se non il suo dolore in particolare, ed evidentemente probabilmente anche il dolore della ragazza, insomma, indipendentemente da tutto. Verrà assicurato alla giustizia e condannato a 10 anni, verrà definito, insomma, l'assassino della quinta C, l'assassino della quinta C o il Rambo della quinta C, che appunto era la classe che frequentavano entrambi. Insomma, un classico delitto delle relazioni, un classico delitto probabilmente della incapacità di gestire la fine delle relazioni e la propria posizione in un ambiente sociale che non deve essere assolutamente dato per scontato, l'ambiente sociale in cui viviamo, che è quello anche delle relazioni, dell'obbligo delle relazioni a lungo termine, indipendentemente da quelle che sono le possibili compatibilità iniziali o di come le persone cambiano, perché io credo che sia questo il punto fondamentale, cioè la assoluta necessità di capire che esiste, insomma, una
una valorizzazione che va data al cambiamento delle singole persone, al cambiamento delle relazioni e non evidentemente dei percorsi così, come dire, quasi filosofico-sociali da attribuire alla permanenza di un certo tipo di abitudini storiche che secondo me non hanno assolutamente niente a che fare con quello che è il dramma dell'alienazione che viviamo in questa società con una serie di obblighi di relazione e contemporaneamente una preparazione emotiva che non esiste in nessuna maniera, come ho già trattato anche in altre pillole, non esiste una vera e propria preparazione emotiva delle persone perché a scuola o comunque in tutti gli ambiti della nostra crescita ci viene dato innanzitutto in pasto un canovaccio di crescita dal punto di vista pseudo-intellettuale per renderci ingranaggi della società e invece molto poco preparati a quello che è l'evoluzione emotiva. Dunque un crimine purtroppo che vede colpevole un diciottenne, vittima una diciottenne, compagni di classe ed ex fidanzati per la giornata di oggi 8 aprile, ci vediamo domani come al solito con un altro crimine e ci vediamo innanzitutto giovedì con una nuova puntata live della Botteguccia in cui tratteremo un altro dei vampiri umani con il Pellegrino Macabro live con noi. Ci vediamo domani, un bacio dal Teo Crack Apart.